Ed ecco il carro numero 13, Ciruso Primo. Il titolo è Willy il Coyote. Sentite il frastuono, sentite anche gli applausi che alcuni carri stanno riscuotendo da parte del numerosissimo pubblico di Solopaca. Uno dei maestri, vediamo chi è che ci vuole spiegare di cosa si tratta. Questo carro di cosa, che cosa? È Willy il Coyote. Sì, Willy il Coyote, lo dicevamo nei titoli. Allora, è una grandissima, tanti pupazzi, tante cose. Quanto tempo avete impiegato per questo carro? Veramente noi abbiamo incominciato il 16 di agosto e abbiamo terminato, si può dire, stamattina. A che ora? Stamattina veramente erano 8:30, poi verso le 10 è cominciato la sfilata, quindi c'è stato proprio poco tempo. Quindi avete dormito quasi, insomma, per niente, stanotte però non sapevo dormire. Ecco il carro numero 13 del rione Ciozo 1. Rione Ciozo 1. È il tredicesimo carro, è il tredicesimo rione che presenta alla vostra attenzione il prodotto di parecchi giorni di fatica. Anche qui siamo in tema di cartoni, cartoni animati. Il titolo è Willy il Coyote. Naturalmente anche questo carro farà felice i bambini. Vedete il famoso uccello bip 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 che cerca di sfuggire per la ennesima volta a Willy il Coyote, a Willy il Coyote. Cerca di colpirlo ma non ci riesce. Ecco Willy che corre, passa pure sotto una galleria, ed inutilmente il coyote cerca di colpirlo con un cannoncino, perché voi sapete che l'uccello bip bip corre velocissimo. Questa volta però Willy il coyote tiene la speranza di colpirlo, perché cerca di aumentare i suoi riflessi bevendo del vino di Solopaca.